sopravviva numero 267, in sensi del quale, con deliberazione consigliare di cui all'articolo 193,2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro da sentenze esecutive, visto l'articolo 193,3, il quale stabilisce che per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per gli successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelli provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelli aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali disponibili, dato atto che secondo i postulati e i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nel testo approvato il 18/11/2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Toscana numero 132 del 2010, 101, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. 102, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento pertanto deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili ed opportune. Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267 nella misura di euro 5.250 in favore della signora Corredo Rosa, di cui 1.903 per sorte capitale, euro 73,65 per interessi legali dal 19 gennaio 2013 a soddisfo, 3.273 per spese di giudizio e presumibili successive. Ritenuto inoltre di dover provvedere al pagamento delle predette somme con salvezza di ripetizione totale o parziale delle stesse all'esito del giudizio d'appello tuttora pendente, rilevato che l'articolo 23,5 della legge 289 del 2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo interno e alla competente procura della Corte dei Conti. Ritenuto che al finanziamento del debito di cui sopra si farà fronte mediante fondi di bilancio comunale con imputazione della spesa al capitolo 125.01 del bilancio di previsione 2015, visto il vigente statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, acquisiti pareri favorevoli senza l'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e dalla regolarità contabile del responsabile del settore finanziario, acquisito altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 10/12/2015 ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B, come integrato dal DL 174 del 10/2012 articolo 3 allegato numero 1, visto nostre il parere espresso dalle competenti prima e quarta commissione consigliare in seduta congiunta in data 10/12/2015, con il seguente esito della votazione delibera: di prendere atto della sentenza numero 2548 del 20/10/2014 resa dal giudice di pace di Bari tra la signora Corredo Rosa e il comune di Moro di Bari, notificata in data 6/11/2014 con unità di forma esecutiva, e dei successivi atti di processo di precetto notificati in data 10/3/2015 e atto di ignoramento notificato in data 27/3/2015 agli atti d'ufficio. Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, lettera A, del testo unico enti locali, numero 27/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di 5.250 euro in favore della signora Corredo Rosa, di 1.903,25 sotto capitale, euro 73,65 per interessi legali dal 19 gennaio 2013 a soddisfo, euro 3.273,10 per spese di giudizio e presumibili successive, rappresentato dalla suddetta sentenza numero 2548-2014 del giudice di pace di Bari, di dare atto che con deliberazione giunta comunale numero 181 del 30-12-2014 il comune di Mona di Bari stabiliva di proporre appello
avverso la già citata sentenza del giudice di pace di Bari, numero 2548-2014, nei confronti della signora del Corriere del Fusa, di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio, pari a complessive 5.200 euro, comprensivo di spese e competenze legali, mediante i fondi di bilancio comunale, con imputazione al capitolo 125.01 del bilancio di previsione 2015, al pagamento delle predette somme, con salvezza di ripetizione totale o parziale delle stesse, all'esito del giudizio d'appello, tuttora pendente, di demandare al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio interessato, nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti necessari e connessi alla presente deliberazione del Consiglio Comunale, di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 della legge 289 del 2002, considerato inoltre l'urgente provvedimento di merito, conseguente esito della votazione separata e poi c'è l'immediata eseguibilità. Se ci sono interventi. Prego, consigliere Bertazzi. Grazie Presidente, anche su questa delibera in piena condivisione con i colleghi consiglieri abbiamo deciso di proporre un emendamento da inserire dopo il punto 3 del deliberato, che così con questa formula, quindi dopo il punto 3, di dare atto che con deliberazione di giunta comunale 181 del 30-12 a seguire nei confronti della signora Iacoliero Rosa, dovremmo inserire il punto 4 secondo questa formulazione, di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa. In proposito, la Giunta provvederà finché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa. Per cui, dopo il punto 3, questo è il punto 4. A seguire il punto 4 diventa 5, il 5 diventa 6 e il 6 diventa 7. Quindi proponiamo questo emendamento. Grazie. Grazie consigliere Bellotanza. Interventi successivi a questa proposta di emendamento? Non ce ne sono? E allora votiamo. Ah, prego, mi parere. Sì. Parere del segretario sull'emendamento. In ordine all'emendamento presentato, in assenza della responsabile del settore, dottor Russo, esprimo parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 367 del 2000. Grazie segretario, quindi per un parere favorevole. Passiamo alla votazione, quindi la votazione del nuovo punto 4, che è quello come enunciato dal devo ripetere? Io non ce l'ho il testo, quindi me lo puoi passare il testo da ripetere. Ce l'ho. Allora, di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene, fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa. In proposito, la Giunta provvederà affinché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare le eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa. Questa è la proposta di delibera sulla quale c'è il parere favorevole del segretario in funzione del funzionario responsabile. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Allora, chi è favorevole a questa proposta di emendamento? Contrario? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Quindi all'unanimità passa questo emendamento che va a integrare, va a costituire il nuovo punto 4 della delibera. Adesso votiamo la delibera nel suo insieme. Chi è favorevole alla delibera di riconoscimento? Contrario? Astenuto? Contrario nessuno, astenuto nessuno, all'unanimità passa la delibera. Votiamo infine l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? All'unanimità passa il punto 3. Passiamo al punto 4. Siamo sempre in relazione a debiti fuori bilancio. Oggetto sentenza Tribunale di Bari numero 1164-19/2012, Comune di Mola di Bari contro Clemente Domenico, Rosa e Antonio, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000. Il Consiglio Comunale, premesso che con atto di citazione notificato in data 10 settembre 93, protocollo numero 14.779 del 16/9/93 e ricorso ex articolo 703-669-4 CPC notificato in data 8/10/93, protocollo numero 16.807 del 9/10/93. Venivano promossi giudizi innanzi al pretore di Bari dai signori Clemente Domenico, successivamente defunto, Rosa e Antonio contro il Comune di Mola di Bari e la Cogeam S.p.A. per l'ottenimento della reintegra nel possesso del suolo in concreto a Pinocchio, la cui occupazione in via d'urgenza da parte del Comune sarebbe avvenuta senza una valida dichiarazione di pubblica utilità, indeferibilità ed urgenza. Il Comune di Mola di Bari, con deliberazione di giunta comunale numero 259 del 19/10/93, si costituiva nei suddetti giudizi, conferendo a tal fine l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Donato Sciannameo. I due giudizi, riuniti in un unico procedimento, veniva interrotto a causa dell'intervenuto fallimento della Cogeam S.p.A. Successivamente il predetto giudizio veniva dapprima riassunto, c'era giunta comunale numero 246/99 innanzi allo stesso pretore di Bari. Successivamente trasferito d'ufficio alla prima sezione stralcio del Tribunale di Bari, che con sentenza non definitiva del 25/11/2002 dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della curativa del fallimento Cogeam. Vista la sentenza del Tribunale di Bari numero 1164 del 19/3/2012, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dai signori Clemente Domenico, Rosa e Antonio nei confronti del Comune di Mola di Bari, così provvede, contando il Comune di Mola di Bari al pagamento della indennità di occupazione temporanea della fascia di suolo non espropriata pari ad euro 8.885,13, oltre al pagamento del valore degli alberi stipati pari ad euro 25.000. Qui c'è un errore materiale, il valore reale è 2005. Il tutto è oltre interessi legali dalla cessazione dell'occupazione a saldo. Condanna il convenuto soccombente alla riduzione delle spese di vite che liquida in euro 3.500 per diritti onorari, oltre IVA e CAP, pone le stesse discipline definitivamente a carico di parte convenuta, dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva. Considerato che, con atto notificato in data 26/2012, i signori Clemente Rosi e Antonio, per i motivi dello stesso evidenziati, proponevano appello presso la predetta sentenza, con deliberazione giunta comunale numero 221 del 25/9/2012, il Comune di Mola di Bari stabiliva di resistere e costituirsi nel predetto giudizio, confermando il carico all'avvocato Donato Sciannameo, dato atto della successiva notifica di forma esecutiva in data 19/2013
della sentenza di primo grado numero 1164-2012 emessa dal Tribunale di Bari, nonché di successivi atti di ricerca notificati in data 16 gennaio 2015 e atti di miglioramento notificati in data 7-4-2015. Dato che a tutt'oggi, nelle ore dell'esito dei giudizi di appello, non si è provveduto al pagamento delle somme di che trattasi per incapienza necessaria ai fondi di bilancio, visto l'articolo 14 del DL 31 dicembre 96 numero 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 97 numero 30, come modificata dall'articolo 147 della legge 23 dicembre 2000 numero 388, che non consente al creditore di procedere con il recupero credito nei confronti della pubblica amministrazione prima dei 120 giorni della notificazione del titolo esecutivo. Visto l'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 188/2000 numero 267, ai sensi del quale con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,2 o con diverse periodicità stabilite dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro da sentenze esecutive, visto l'articolo 193,3, il quale stabilisce che per il ripiano degli eventuali debiti di cui l'articolo 194 possono essere utilizzati per l'anno in corso con i successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelli aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall'inazione di beni patrimoniali disponibili, dato atto che secondo i postulati dei principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali nel testo approvato 18/11/2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Toscana numero 132/2010, 101, nel caso di debiti derivanti dalla sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. 102. Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento pertanto deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibile ed opportuno. Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 188/2000 numero 267 della misura di euro 29.972,33 in favore dei signori Clemente Rosi Antonio, di cui euro 11.385,13 per sorte capitale, euro 4.323,04 per spese di CTU, euro 8.729,90 per interessi legali dal 13.494 a soddisfo ed euro 5.534,26 per spese di giudizio successive come da specificato. Ritenuto inoltre dover provvedere al pagamento delle predette somme con salvezza di interpretazione totale o parziale delle stesse all'esito dei giudizi di appello tuttora pendente, viste le note pervenute a mezzo PEC in data 25/11/2015 e 3/12/2015 con le quali l'avvocato Demetrio Enrico, in nome e per conto dei signori Clemente Antonio e Rusa, manifestano la volontà di aderire alla dedicazione delle somme spettanti in due rate annuali 2015 e 2016 da corrispondere in euro 100.000 entro il 22/12/2015 ed euro 121.768,83 entro il 29/2016, precisamente con riferimento alla presente sentenza, per euro 10.000 entro il 22/12/2015 ed euro 19.972,33 entro il 29/2016, ritenuto che al finanziamento del debito di sopra si farà fronte mediante fondi di bilancio comunale con imputazione della spesa al capitolo 125.01 del bilancio di previsione 2015 e triennale annualità 2016, rilevato che l'articolo 23,5 della legge 89/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento dei debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo interno alla competente procura della Corte dei Conti, visto il vigente statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità, acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 188/2007 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, alla regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario, acquisito altresì il parere favorevole del Collegio delle Revisioni dei Conti espresso in data 10/12/2015 ai sensi dell'articolo 239,1 lettera b.6 del decreto legislativo numero 267/2000 come modificato dalla legge 213/2014 allegato numero 1, visto inoltre il parere espresso dalle competenti prima e quarta commissione consiliare
in seduta congiunta in data 10/12/2015, conseguente adesso della votazione, delibera di prendere atto della sentenza numero 1164 del 19/2012 resa dal Tribunale di Bari fra i signori Clemente Rosi Antonio e il Comune di Mola di Bari, notificati in data 19/2013, munito di forma esecutiva, nonché i successivi atto di precetto notificato in data 16/2015 e atto di miglioramento notificato in data 7/4/2015. Di riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico in locale numero 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio con l'importo complessivo di €29.972,33 in favore dei signori Clemente Rosi Antonio, di cui €10.385,13 per sorte capitale, €4.323,04 per spese di CTU, €8.729,90 per interessi legali, dal 13.494 a soddisfo, €5.534,26 per spese di giudizio successive come da specificati, di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio pari a complessivo €29.982,33 complessivo di spese e competenze legali mediante fondi di bilancio comunale con imputazione come sito, €10.000 al capitolo 125.01 del bilancio di previsione 2015, €19.972,33 al corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 2015-17 annualità 2016. Di dare atto che, con deliberazione di giunta comunale numero 221 del 25/9/2012, il Comune di Mola di Bari stabiliva di resistere e costituisse nel giudizio di appello promosso con atto notificato in data 26/7/12 del signore Clemente Antonio e Rosa, si provvederà al pagamento delle predette somme con salvezza di ripetizione totale o parziale delle stesse all'esito del giudizio di appello tuttora pendente, di demandare al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servizio interessato nell'ambito delle proprie competenze gli adempimenti necessari e connessi alla presente deliberazione del Consiglio Comunale, di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti in senso dell'articolo 23 della legge 8/9/2022. Considerato inoltre l'urgenza di provvedere in mezzo, conseguendo in questa votazione separata, delibera immediata dell'esecutività. Ci sono interventi su questa delibera? Proposta di delibera? Prego, consigliere Bertazzi. Sì, grazie Presidente. Per proporre anche in merito a questo punto all'ordine del giorno di riconoscimento del debito fuori bilancio, un emendamento sempre nel deliberato con riferimento all'inserimento di un punto. Dopo il punto 2, che inizia con di riconoscere e si conclude con della specifica in atti, inserire il punto 3, che così recita. Lo ripeto, di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa. In proposito, la Giunta provvederà affinché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa. Per cui questo emendamento diverrebbe il punto numero 3 e a seguire il 3 diventerebbe il numero 4, il 4 il numero 5, il 5 il numero 6 e il 6 il numero 7. Questo è l'emendamento condiviso nel corso della sospensione che proponiamo al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Consiglio Bertazzi. Sono interventi sul nuovo punto 3, come devo rileggerlo? No. Allora, sì, credo che... Anche su questo emendamento proposto esprimo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del testo 1. Grazie, quindi è così di parere come previsto dal testo unico. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del nuovo punto 3 di questa delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Passo all'unanimità il nuovo punto 3 di questa delibera. Votiamo per la delibera nel complesso. Chi è favorevole? Contrari?
astenuti nessuno, quindi passa la delibera nel suo complesso. Votiamo infine l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno? Allora, approvata all'unanimità anche l'immediata eseguibilità di questa delibera. Passiamo a questo punto all'ordine del giorno, che ha come oggetto sentenza al Tribunale di Bari numero 1949 del 9 maggio 2013, Comune di Mola di Bari contro Clemente Rosi Antonio, riconoscimento debito per il bilancio ex articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000. Il Consiglio Comunale, premesso che con atto di citazione notificato in data 22/11/93, protocollo numero 19.598 del 1/12/1993, chiaramente giusto che ha presentato per il materiale i signori Clemente Antonio Rosa citavano il Comune di Mola di Bari e l'impresa Mastrolini Domenico di Lourdes Puglia innanzi al Tribunale di Bari per il riconoscimento del danno in seguito all'illegittima occupazione di suolo di loro proprietà. Il Comune di Mola di Bari, con deliberazione giunta comunale numero 407 del 14/12/1993, si costituiva nel suddetto giudizio conferendo a tal fine incarico di patrocinio legale all'avvocato Emanuele Vicentino. Vista la sentenza del Tribunale di Bari numero 1949 del 9 maggio 2013, con la quale in accoglimento della domanda proposta dai signori Clemente Antonio Rosa nei confronti del Comune di Mola di Bari, così provvede: condanna il Comune di Mola di Bari e Mastrolini Domenico, in solido fra loro, a pagamento in favore degli attori della somma complessiva già rivalutata all'attualità di euro 159.922,77, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza a saldo a titolo di risarcimento del danno di occupazione appropriativa. Condanna in solito il Comune di Mola di Bari, Mastrolini Domenico, al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze dite, determinandole per l'intero nell'importo complessivo di euro 12.694, oltre accessori di legge. Pone definitivamente a carico del Comune di Mola di Bari e Mastrolini Domenico, in ugual misura per ciascuna di esse, le spese di CTU come liquidate in via di anticipazione in corso di causa. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva. Considerato che questo ente, con deliberazione giunta comunale numero 231 del 29/10/2013, stabiliva di proporre appello avverso la suddetta sentenza, confermando l'incarico all'avvocato Emanuele Vicentino, dato atto della successiva notifica in forma esecutiva in data 25/7/2013, della sentenza di primo grado numero 1949/2013, emessa dal Tribunale di Bari, nonché dei successivi atto di precetto notificato in data 16 gennaio 2015 e atto di pignoramento notificato in data 7 aprile 2015, dato che a tutt'oggi, nelle memorie dell'esito del giudizio di appello, non si è provveduto al pagamento delle somme di che trattasi per incapienza dei necessari fondi di bilancio. Visto l'articolo 14 del DL 31 dicembre 96, numero 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 97 numero 30, come modificata dall'articolo 147 della legge 23 dicembre 2000 numero 388, che non consente al creditore di procedere per il recupero dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prima dei 120 giorni della notificazione del titolo esecutivo, visto l'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, ai sensi del quale con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro da sentenze esecutive, visto l'articolo 193,3, il quale stabilisce che per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate di disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifiche destinazione per legge, nonché i proventi derivanti
l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, dato atto che, secondo i postulati e principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nel testo approvato il 18/11/2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Toscana, numero 132/2010/101, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. 102. Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento pertanto deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibile ed opportuno. Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 188/2267 della misura di euro 191.796,51 in favore dei signori Clemente Rosi e Antonio, di cui euro 159.922,77 per sorte capitale, euro 5.896,27 per spese di CTU, euro 4.781,50 per interessi legali dal 12/6/2013 a soddisfo ed euro 21.195,97 per spese di giudizio e successive come da specifiche campi. Ritenuto inoltre dover provvedere al pagamento delle predette somme con salvezza di ripetizione tutt'ora parziale delle stesse all'esito del giudizio di appello tuttora pendente, viste le note pervenute a mezzo PEC in data 25/11/2005, 3/12/2015, 25/11/2015 e 3/12/2015, con le quali l'avvocato Demetrio Enrico, in nome per conto del signore Clemente Antonio De Rosa, manifesta la volontà di aderire alla realizzazione delle somme spettanti numero 2 rate annuali 2015-2016 da corrispondere per euro 100.000 entro il 22/12/2015 e per euro 121.768,83 entro il 29 febbraio 2016 e precisamente con riferimento alla presente sentenza per euro 90.000 entro il 22/12/2015 ed euro 101.796,51 entro il 29/2016. Ritenuto che al finanziamento del debito di cui sopra si farà fronte mediante fondi di bilancio comunale con imputazione della spesa al capitolo 125.01 del bilancio di previsione 2015 e triennale annualità 2016, rilevato che l'articolo 23,5 della legge 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento dei debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo interni dal competente procura della Corte dei Conti, visto il vigente statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, acquisiti i pareri favorevoli, senza l'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2007, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e alla regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario, acquisiti i pareri favorevoli, senza l'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e la regolarità contabile responsabile del settore finanziario, due volte, acquisito altresì il parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti, espresso in data 10/12/2015, ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B.6 del decreto legislativo 267/2000, con modificato la legge 213/2012 alle capo 1, visto inoltre il parere espresso dalle competenti prima e quarta commissione consigliare seduta congiunta in data 10/12/2015, con il seguente esito di votazione delibera di prendere atto della sentenza numero 1949 del 9/5/2013 resa dal Tribunale di Bari tra i signori Clemente Rosi e Antonio e il Comune di Mura di Bari notificato in data 25/7/2013 munita di formula esecutiva e di successivo atto di precetto notificato in data 16/2015 e atto di pignoramento notificato in data 7/2015 agli atti d'ufficio. Che riconosce ai sensi dell'articolo 194, lettera A del TUE, il testo unico di locale, numero 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, pari all'importo complessivo di euro 191.796,51, in favore dei signori Clemente Rosi e Antonio, di cui euro 159.922,77 per sorte capitale,
euro 5.896,27 per spese di CTU, euro 4.781,50 per interessi legali dal 12/6/2013 a soddisfo ed euro 21.195,97 per spese di giudizio successivo e come da specificati. Di provvedere al finanziamento del debito per bilancio pari a complessivo euro 191.796,51 complessivo di spese e competenze legali mediante fondi di bilancio comunale con imputazione come segue: euro 90.000 al capitolo 125.01 del bilancio di previsione 2015, euro 101.796,51 al corrispondente capitolo di bilancio pluriennale 2015-17 annualità 2016. Di dare atto che, con deliberazione giunta comunale numero 231 del 29/10/2013, il Comune di Mura di Bari stabiliva di proporre appello verso la già citata sentenza del Tribunale di Bari numero 1943/2013 nei confronti dei signori Corrente Rosi e Antonio e Mastrolivi Don Domenico. Si provvederà al pagamento delle predette somme con salvezza di definizione totale o parziale delle stesse all'esito del giudizio d'appello tuttora pendente. Di demandare al responsabile del servizio finanziario e responsabile del servizio interessato nell'ambito delle proprie competenze gli adempimenti necessari e connessi alla presente deliberazione di giunta di Consiglio Comunale. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23 della legge 289/2002, considerando inoltre l'urgenza di provvedere in merito con il seguente esito della votazione separata delibera per scelta immediata e eseguibilità. Se ci sono interventi su questa proposta di delibera, prego consigliere Perotanza. Anche su questa delibera intendiamo proporre due emendamenti anziché uno. Un emendamento sempre nel deliberato, quindi proponiamo di inserire dopo il punto 2 al punto 3 un emendamento che così, il seguente emendamento che così recita: dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa. In proposito la Giunta provvederà affinché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa. Quindi dopo il punto 2 questo sarebbe il punto 3. Il punto 3 della delibera, così come inizialmente proposto, diventa 4 ed inizia con di provvedere. Il punto 4 diventa punto 5 ed inizia con di dare atto che. Quindi c'è un ulteriore emendamento da inserire dopo il punto 5 così modificato, quindi diventa il punto 6. Ed è così formulato: di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso, valutata e verificata preliminarmente l'utilità e la convenienza, l'immediata attivazione della procedura di recupero nei confronti di Mastrolilli Domenico o suoi eredi delle somme pari alla metà di quanto pagato in esecuzione della sentenza di cui si tratta, avendo la stessa disposto la solidarietà in eguale misura di tutte le somme dovute. Quindi questo diventerebbe il punto 6. Il punto 5 diventerebbe 7, a seguire 8 e quindi si concluderebbe col punto 8 che inizia per ritrasmettere e si conclude con legge 289 del 2002. Quindi due emendamenti, così come sono stati recitati. Grazie. Grazie consigliere Bertanza, prego consigliere Bonno. Grazie Presidente. Naturalmente per esprimere la condivisione dei due emendamenti enunciati poco fa dal collega Albero Tanzi, in particolar modo il primo ha trovato anche conferma e votazione unanime positiva anche negli altri delibere che poco fa abbiamo approvato, il secondo già ieri in commissione era nostra intenzione presentarlo, visto la particolarità
di cui questo debito fuori bilancio. Per il resto, e quindi naturalmente penso anche al nome degli altri colleghi dei gruppi di minoranza, condividiamo anche il secondo emendamento, proprio perché sia il Comune che il signor Mastrovelli sono stati condannati in soldi, quindi dal momento in cui noi andiamo a pagare controparte, se non è stata già attivata, o comunque attivare la procedura di recupero della metà della somma, se non per lui, visto che mi risulta deceduto, agli eredi eventualmente individuati. Quindi, facendo seguito a quanto dichiarato poc'anzi, e trattandosi di un riconoscimento di debiti fuori bilancio di sentenze esecutive, quindi la lettera A del comma 1 del 194 del TUE, di cui c'è davvero poco da dire, se non di prendere atto delle sentenze provenienti dall'organo giudiziario, così come negli altri punti, penso anche a nome degli altri colleghi, esprimiamo il nostro voto positivo. Grazie. Passo la parola al segretario per il previsto parere per legge. Allora, anche su questi due emendamenti proposti esprimo parere favorevole, parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 41-49 del TUEL, in sostituzione del responsabile del settore dottor Russo, assente il buonato governo. Grazie segretario. Leggo i due emendamenti singolarmente, perché poi dobbiamo votarli singolarmente. Quindi parlo sempre del deliberato del nuovo punto 3, come recitato, di dare atto che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalse in proposito la Giunta provvederà affinché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa. Quindi votiamo per questo emendamento, che è il nuovo punto 3 del deliberato. Chi è favorevole? Contrario? Astenuto? Quindi all'unanimità passa il nuovo punto 3. Adesso passo a leggere il nuovo punto 6 del deliberato. Di demandare? Allora, il nuovo punto 6 dovrebbe essere questo: di demandare al responsabile dell'ufficio del contenzioso, valutata e verificata preliminarmente l'utilità e la convenienza, l'immediata attivazione della procedura di recupero nei confronti di Mastrovelli Domenico o dei suoi eredi delle somme pari alla metà di quanto pagato in esecuzione della sentenza di cui si tratta, avendo la stessa disposto la solidarietà in uguale misura di tutte le somme dovute. Passiamo alla votazione del nuovo punto 6 del deliberato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Che si astiene? Nessuno. Pertanto all'unanimità passa anche il secondo emendamento. Passiamo alla votazione della delibera nella sua interezza. Chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Viene approvata all'unanimità la delibera. Per ultimo, l'immediata eseguibilità della stessa. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Passa all'unanimità anche l'immediata eseguibilità. Questo è l'ultimo punto all'ordine del giorno. Se non ci sono interventi, io dichiaro chiusa la seduta. Grazie. Chi è? Sì, grazie Presidente. No, ritengo doveroso, al termine di questo Consiglio Comunale esclusivamente dedicato, prevalentemente dedicato al riconoscimento di debiti fuori bilancio, evidenziare che questi provvedimenti non si può negare che arrecchino un grave pregiudizio all'attività amministrativa. I debiti fuori bilancio, soprattutto quelli rivenienti da sentenze esecutive, diciamo, non creano altro che
con una ferita pesantissima al bilancio comunale, che oggi stiamo riconoscendo dei debiti per un importo complessivo di circa 226.000 euro. Quindi pensiamo per un attimo, tolto diciamo il debito con il bilancio relativo al sinistro stradale, gli altri per un importo di 226.000 euro rivengono da fatti accaduti addirittura nel 93, e con 226.000 euro possiamo solo immaginare quanti servizi si potrebbero fornire, quante strade si potrebbero sistemare, la mensa che poteva partire a ottobre, quindi tutti i servizi che in sostanza potevano essere forniti ai nostri concittadini, che invece siamo invece costretti a pagare questi debiti, perché con le sentenze esecutive è chiaro che non possiamo diciamo, fare, come diceva prima il collega Colonna, non possiamo fare degli apprezzamenti discrezionali, così invece dalla deliberazione della Corte dei Conti. Quindi oggi non possiamo fare altro, non abbiamo fatto altro che prendere atto di dare una veste contabile a queste sentenze, perché dei soldi diciamo i creditori li avrebbero comunque percepiti anche con un'ordinanza di assegnazione, visto che è stato notificato al comune il debito ingiuntivo. Quindi noi oggi non stiamo dando altro che una sistemazione contabile a questi debiti fuori bilancio. Debito fuori bilancio, per esempio, quello distinto in due parti, che viene sicuramente l'abbiamo già detto, dal 93, quindi sono importi che dopo 25 anni è chiaro che raggiungono simili importi. E qui purtroppo dobbiamo anche subire la distorsione delle norme legali, perché siamo costretti a pagare pur avendo proposto appello. Quindi pur nell'incertezza del giudizio definitivo di una sentenza passata in giudicato, siamo costretti a pagare, perché così recita la legge, senza alcuna tutela. Tra l'altro noi oggi stiamo pagando, pur essendo stati condannati in solito, a pagare con un'altra parte. Tra l'altro la parte che avrebbe agito sul suolo di cui viene contestata la sistemazione, la creazione di una strada per poter realizzare i lavori al palazzetto dello sport all'epoca dei fatti. Quindi siamo costretti a pagare in solito, quindi visto che il comune ha una capacità di pagamento senz'altro superiore a quella che poteva avere l'altra parte condannata, intanto siamo costretti noi a pagare tutto e ad agire nei confronti del Mastrolilli, come abbiamo già detto, nel caso come è stato accertato, dei suoi eredi, se ve ne sono. Quindi intanto oggi stiamo effettuando questi pagamenti per un importo importante, e quindi veramente una ferita grossa al nostro bilancio, frutto anche di lungaggini giudiziarie che è chiaro che ci condannano a una rivalutazione monetaria, interessi legali e a quant'altro, che purtroppo dobbiamo subire, perché una vicenda del 93, se avesse trovato soluzione dopo due anni, è chiaro che gli importi sarebbero stati diversi da quelli attuali. Tra l'altro non c'è la possibilità nemmeno di rinviare il pagamento di questi debiti, e diciamo per fortuna c'è stata la volontà di addivenire anche a una dilazione, seppur insomma in un breve periodo. Tuttavia il comune di Morimbari onorerà questi debiti. Ma da questi provvedimenti, sindaco, viene fuori anche un'altra considerazione, che è questa: quando c'è un debito fuori bilancio e la norma stabilisce che questo debito debba essere pagato con immediatezza, quindi, e questo da qui dobbiamo trarre degli insegnamenti affinché e gli uffici e gli amministratori diano subito corso ai pagamenti, soprattutto quelli divenienti da sentenze munite dalla formula esecutiva, perché se non si paga è chiaro che si va incontro ad un aggravio di spese per l'ente, sia in termini di interessi che in termini di procedure esecutive. Quindi è bene che gli uffici e gli amministratori si abituino a pagare subito, così come prescrive la legge, i debiti fuori bilancio, soprattutto quelli, ripeto, rivenienti da sentenze dotate della formula esecutiva. Quindi questo è un, diciamo,
un invito che faccio alla Giunta affinché cominciamo ad abituarci a questo modo di fare, perché è quello corretto che si usa altrove. Ovviamente questi debiti si sono creati al di fuori dei bilanci comunali e quindi sono sorti senza un impegno di spesa, senza essere previsti nel bilancio. E ovviamente se sorge un debito non voluto dall'amministrazione pro tempore, è chiaro che quel debito sorge e crea delle responsabilità. Non a caso i Rinzoli in tutti i provvedimenti non fanno altro che richiamare un deliberato della Corte dei Conti quando che chiede effettivamente, se l'ente ha subito un danno, di accertare la responsabilità di questo danno e cioè a chi è dovuta l'insorgenza di questo danno. Perché l'ente sostanzialmente, la collettività, la comunità molese, ha subito un danno, subisce un danno di 226.000 euro. Per cui se questo danno non era previsto, se non era stato impegnato con la somma in bilancio, è chiaro che è una spesa imprevista e va accertata la responsabilità di chi ha causato questo danno all'ente. Da qui la necessità, come secondo me bene abbiamo fatto, perché non abbiamo fatto altro che dar corso a una richiesta da parte della Corte dei Conti, perché questi provvedimenti è d'obbligo per legge inviarli alla Procura della Corte dei Conti, che chiede ovviamente l'accertamento delle responsabilità in ordine all'insorgenza di questi debiti. Questo è uno. Ovviamente, una volta che poi viene accertata la responsabilità, il capo funzionario, l'amministratore che eventualmente ne abbia la responsabilità, bisogna agire con le azioni di rivalsa. Quindi questo è quello che è il compito affidato ovviamente alla Giunta, che pone ovviamente al riparo la stessa comunità da ulteriori problemi agli stessi amministratori, ulteriori problemi che potrebbe crearci anche la Corte dei Conti, la quale indaga sulle spese non dovute da parte degli enti alla ipotesi di configurazione di danni erariali. E questo io bene, penso che bene abbiamo fatto, ma è un invito che lo stesso fanno gli stessi revisori alla Giunta ad attivare le procedure per l'accertamento della responsabilità per la creazione di questi debiti che il Comune di Cuneo oggi si trova a pagare non fornendo i servizi che poteva fornire con questi importi. Quindi da qui, signor Sindaco, un invito è quello di evitare per il futuro di dilazionare questi pagamenti, perché i pagamenti sono dovuti, una volta che la sentenza viene notificata, gli uffici si devono attivare per eseguire il pagamento, evitando di porre in essere, di creare le condizioni per procedure esecutive che costituiscono ovviamente una grave spesa per l'ente, sia in termini di interessi da pagare, sia in termini di procedure esecutive. Quindi da qui penso che da oggi è questo l'insegnamento che dovremmo trarre ed è questo su cui voglio ovviamente invitare l'amministrazione a prestare grande attenzione a tutela e dei funzionari e a tutela degli amministratori, soprattutto per evitare danni e tagli di servizi per la collettività molesca. Grazie consigliere, davvero pausa, se non ci sono altri interventi. Prego consigliere Di Petra. No, perché io voglio dire, ho condiviso questa interpretazione, anche se non ho nascosto in conferenza dei capigruppo il nostro pensiero, la nostra opinione. Visto che è stata esplicitata in occasione del Consiglio, e allora, come dire, approfitto per esplicitare altrettanto la mia convinzione, che è un po', voglio dire, aleatoria, se vogliamo. A volte si fanno le cose perché in Italia siamo abituati tutti quanti a pensare e a studiare il modo come mi scarico la responsabilità per magari dargliela addosso a un altro. Io ho detto in conferenza dei capigruppo che non me la sentivo di dare questa croce al sindaco e alla giunta, perché ne sono assolutamente convinto per una serie di ragioni. Come può il sindaco o la giunta
determinare o ricondurre in termini di responsabilità, e a maggior ragione, oltre all'individuazione della responsabilità, quali strumenti avrebbe la Giunta per poter attivare le procedure di, non so, di sanzione, di recupero? Onestamente la vedo una cosa molto difficile, ancorché, voglio dire, i revisori lo abbiano richiamato, ancorché delle sentenze della Corte dei Conti, ma io dico che ogni situazione è un caso a sé, va analizzato singolarmente, perché uno delle tante, no, dei tanti pensieri che mi sono fatto venire, ammesso e non concesso che domani il sindaco parte a sprombattuto, e chi ci dice quale sarà l'esito dell'appello? Cioè, lo sappiamo noi oggi? Non è la prima volta che in primo grado sia un giudizio, una sentenza, in secondo grado se ne è un altro. Quindi com'è possibile immaginare questa, ma soprattutto per una serie di conflitti che potrebbero poi insorgere, perché obiettivamente andare ad immaginare il caso che è stato richiamato, ma ce ne sono degli altri che risalgono addirittura a 30 anni fa, quando gli operatori, no, di certi procedimenti non esistono più, sono in pensione, alcuni forse non esistono proprio più materialmente, fisicamente, cioè diventa un modo un po', come dire, pretestuoso di dire io ho fatto il mio, poi il resto se la grattino gli altri. Io dico che a maggior ragione quando poi ci sono delle sentenze, ecco, perché si ricorre alla sentenza? Perché evidentemente una contestazione sollevata non è stata condivisa da chi quella contestazione ha ricevuto, e quindi tanto si arriva ad istituire, a ricorrere a un giudice terzo, superiore, super partes, proprio per definire che tra un'opinione e l'altro quella che vale è questa. Ma gli è stato riconosciuto questo compito esplicitamente dalla legge, dallo Stato, e quindi voglio dire, va bene, ma io posso immaginare questo tipo anche a volerlo proprio, no, fare a termine completo del giudizio, quando proprio tutto il procedimento è completato, che si sa che ormai è chiusa la partita, e allora in quel caso andiamo, verifichiamo se ci sono le condizioni per valutare. Però mi correva l'obbligo, come dire, sottolineare questa interpretazione, che noi personalmente è previsto, lo abbiamo votato, lo abbiamo condiviso, proprio perché non, come dire, non si potesse dare adito a chissà quale sospetto o pregiudizio, però onestamente volevamo anche mettere in evidenza che non ce la sentiamo di attribuire, come dire, delle responsabilità oggi, perché non riteniamo che proprio dal punto di vista normativo, procedurale, ci possano essere oggi le condizioni per un qualsiasi amministratore, che si chiami Pino, si chiami Pavito, di poter arrivare ad attivare, no, certo tipo di procedure. Però voglio dire, è un'opinione che abbiamo voluto rappresentare, poi ovviamente a voi l'interpretazione finale. Grazie consigliere Di Perna, dichiaro chiusa la seduta di consiglio comunale.